Ciao ragazzi, benvenuti su Podcast Italiano. Mi avete visto a Madrid parlare italiano agli spagnoli. Oggi sono qui nella bellissima Lisbona per ripetere l'esperimento con i portoghesi. Vedremo se sapere il portoghese aiuta a capire l'italiano. Andiamo! Sei portoghese? Ah, allora. Vuoi partecipare al mio video? Italiano? Capisci? Mi piace tantissimo, principessa. Ma che cosa è? No. Che cosa è? Un italiano morto, perché se ti vesse vivo e stava sì. Tu sai l'italiano, quindi capisci? Un polpo. Un po'. Non l'hai mai studiato, solo lo capisci? Sì. Ma voi siete portoghesi? Sì, sono portoghesi. Ok, ok. E capite che lingua sto parlando? Stai fuori italiano. Italiano? E come fai a sapere che è italiano? Sì, ma sono più stuck. L'accento? Yeah. L'accento. Rossio dov'è? Rossio? Rossio. Sì. Dov'è? Come arrivo? Com'è? Come arrivo? Arrivo. Se voglio andare a Rossio. Sì, è buono. È molto bello, buon. Ma è come? Dove? Come vuoi andare? Dove, come vado? È buono, andas vai. È bello. Che lingua sto parlando? Che lingua stai a parlare? Sì. Italiano. Bravo, come hai fatto a indovinare? Come lo sai? Come che lo sai? Sì. Stai a parlare? Sì. Então, perché... Minha essa pronúncia. Ah, la pronuncia. Minha mãe já trabalhou... Già lavorato in Italia. In Italia ha lavorato, sì. Ok. Ma tu sei di Lisbona? Sì. E cosa fai? Attore. Teatro? Teatro, televisione, cinema, tutto. Ma adesso che lingua stai parlando? Spagnolo? Un poco di tutto. Un misto, bene. Secondo te, tra l'italiano e lo spagnolo, quale lingua è più facile per un portoghese? Secondo me è lo spagnolo, perché foneticamente sono simili uno e l'altro, l'italiano e lo spagnolo, però poi la lingua in se stessa, lo spagnolo è molto più simile al portoghese. Mangiare, comer, prendere, tomar, fare, fazer, hacer. Ma tu sei di qui, di Lisbona? Sono di Lisbona. Lisbona? Qual è la tua squadra preferita? La mia squadra preferita? Come squadra? Sì? Okay. Squadra di calcio. Il calcio è uno sport. È uno sport. A questo sport gioca Cristiano Ronaldo. Ah, un il calcio. Benfica. Ah, ecco. Esattamente. Benfica. Quale giocatore ti piace del Benfica? Il mio giocatore in questo momento, Darwin Núñez. Ah, ok, non lo conosco. Conosci un giocatore italiano? Del presente, del passato? Italiano. Thiago, un giocatore italiano che già teve nel Benfica. O non solo nel Benfica, in generale anche. Ah, Pirlo. Ah, Pirlo era forte. Ma sei mai stato in Italia? Sei andato in Italia? Che sta nel momento in Italia? No, tu. Già foste in Italia. Ah, sono già fuori Italia? No. Come hai capito? Capito. Come spesso? Vi aiutate a vicenda. Come hai capito la mia domanda? Capito. Come percebeste che ele stava a parlare italiano? Esatto. Ah, perché ho visto. Quando fui lì ho visto. Come tu mi intendi a me? Io so un po' il portoghese. Ho un po' studiato il portoghese. Come ti senti? Un po' ubriaco. Devo portare lì per assaggiare una gingigna nel bicchiere di cioccolato. E vediamo se l'uomo che vende la gingigna capisce l'italiano. Io sono italiano e sono qui per fare un esperimento di comprensione dell'italiano in Portogallo. Ora, capisci quello che ti dico? Intendo perfettamente. Capisci tutto? Che cosa ti piace di Lisbona? Che kawashu? No, che cosa ti piace? Ti piace, intendo perfettamente. A piace, me, piacere. A me piace il sole, mi piacciono i palazzi, mi piace la gingigna. A te cosa piace? Sì, il sol, il sole, la luce, as casas, le case, ok. As mulheres, le donne. Leo, ma secondo te i portoghesi sono bravi con le lingue in generale? Secondo me, rispetto a certi paesi come Spagna, Italia, anche Inghilterra per esempio, ci piace forse un po' di più imparare altre lingue perché siamo esposti
altre lingue fin da quando siamo piccoli. Tutti i film, tutte le serie TV sono sottotitolate e non doppiate, quindi abbiamo più predisposizione, quindi siamo forse più aperti ad altre lingue, okay, in generale. Ma questo non vuol dire che siamo più bravi. Secondo me imparare bene una lingua dipende dalla lingua che stai imparando e a quanto sia simile alla tua madrelingua e dalla tua motivazione. Molte persone pensano che per imparare una lingua straniera si debba per forza andare a vivere nel paese dove quella lingua si parla. Io però non credo sia così. Viviamo nell'era dei contenuti digitali e dunque è possibilissimo crearsi un mondo multilingue a casa propria con video YouTube, podcast, serie TV, film, documentari. E a questo proposito voglio parlarvi di NordVPN, lo sponsor di questo video. Se siete stranieri e state imparando l'italiano, ma anche se siete italiani e state imparando una lingua straniera, potreste voler avere accesso ai cataloghi integrali di piattaforme di streaming, per esempio Netflix, oppure in Italia abbiamo RaiPlay, Mediaset Play, che spesso bloccano i loro contenuti all'estero. NordVPN ti permette di farlo. In che modo? È facilissimo, apri l'app, scegli un paese, clicchi e il gioco è fatto. In questo modo potrete godervi il catalogo integrale delle piattaforme di streaming come se viveste proprio in quel paese. E potete farlo con qualsiasi dispositivo, pensate fino a 6 contemporaneamente. Seguite il link in descrizione o tra i commenti per accedere allo sconto che Nord riserva a voi che guardate podcast italiano. E come sempre, se cambiate idea, avete la garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni. Io stesso uso Nord da molto tempo e mi trovo molto bene, quindi ve lo consiglio da utente e ci tengo anche a ringraziare NordVPN per il loro sostegno a Podcast Italiano. Siete di Lisbona? Sì. Originaria? Sì. Sì. Uh-huh. E sì. Che cosa fate? We are studying... No, no, in portoghese, in portoghese. Ah. Noi stiamo a studiare nella facoltà di Belle Arti. Di Belle Arti? Ok, ok. Siete mai state in Italia? Okay. Siete mai state? Siete già state in Italia? Avete visitato l'Italia? Sì. No. Io già fui. Uh-huh. E dove sei stata? Dove? 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 Che posto? In che luogo? In che città? Roma, il Vaticano. Ah, il Vaticano, ok. Sì, Roma. Uh-huh. Ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Bravo. Come hai capito che era gustar? Percebi mais ou menos pela acentuação e não sei, fez il contesto. Esatto. Ma una domanda, questa ginginia che cos'è esattamente? La cosa mais gustosa che può avere è un liquore. Ma che cosa contiene? Licor di ciliegia amarena. Ah, ok. In português, licor de ginja, mais tipicamente è uma ginginha. Sei mai stato in Italia? Se eu tinha estado em Itália? Exato. Não. Uh-huh. Só de ouvir, de ter um contacto com italianos. Por exemplo, a questão da ciliegia amarena, não ciliegia, tem que ser amarena porque... Tu hai molti clienti italiani che vengono qui? Sim, aqui. Okay. Muito cliente italiano. Anche turisti italiani? Sim, principalmente turistas italianos. Ok. Va bene. Ti sembra facile l'italiano? Mi capisci? Sim. Sempre. Uma coisa ou outra, uma palavra ou outra mais complicada, mas é, eu costumo dizer que somos latinos. Siamo latini, sì. Dai, grazie mille, adesso prendiamo la ginginia. È due cose, no? Sì. Agora? Ma dopo due mi ubriaco, mi ubriaco. Senti Davide, tutto io. Alla goccia? Così, alla no, goccia. Ma metti il bicchiere e lo mangi mentre bevi, tipo tutto allo stesso tempo. Ah, tipo come un maiale, tutto come un maiale. Ok, maiale. Va bene. Cose 4, 5, sono come del cioccolato. Te l'ha smettito intera, la coppa da me. Adesso sono abbastanza ubriaco da andare a parlare con altre persone, credo. Ah, perfetto. Dai, andiamo. Dai, dimmi, indicami qualcuno. E allora? Che lavoro fai? Perché vedo questa uniforme. Sono da marine. Da marine. Ah, della marina. Ok, e che compito hai nella marina? Sono giurista. Giurista? Sì. Ok, quindi ti occupi di cose legali? Sì. Ok, e dov'è la tua nave? Hai non una fai. Nave? Non hai una non nave? Fai. Scusate ragazze, siete portoghesi? Sì. Portoghesi? Che lingua sto parlando? Italiano.
Italiano, bravo, brava. Come hai capito? Capito. Come lo sai? Come lo sai? Oh, non c'è neanche che sia tappa a zero. Come sai che sono italiano? Come è che sai? Pela Paola. Perché sai? Per causa dei film, sei là. Ok. Ma sei di Lisbona? Tu? Brava, brava, brava. Ela è di Lisbona. E tu? Io sono di là di cima, del nord. Ah, ok, ok. Che cosa sapete dell'Italia? Pisa? Boe bom. Massas, boe boas. Che città? Massa? Pasta. Ah, la pasta. Che tipo di pasta? Todas. Tutti? Sei mai stata in Italia? Sei in passato, hai visitato l'Italia? Sì, sì, sì. Dove? Sardegna, Roma, Veneza, Milão, Verona. Già tive in alcune terrine anche interiori. E quale ti è piaciuta di più? La Sardegna ti è piaciuta? Come fai a capire questa frase? Come ti è piaciuta? Il portoghese è diverso, è costato. Come sei? Come sei un bocadinho, sei... as palavras mais próximas umas das outras e entender minimamente. Chiaro, ma sai lo spagnolo anche o no, solo portoghese? Solo okay. Portoghese. Senti Leo, se ci fosse qui qualcuno che non ti conosce ancora, dopo i mille video che abbiamo fatto insieme, e che volesse imparare il portoghese, che cosa gli consigli? Così, così. Una domanda totalmente allora, spontanea. Non è che ho un canale da consigliare così, ma... Non hai nessun canale da consigliare? Forse Portuguese with Leo, ma tipo... Perché ci ho pensato così. Leo, chi è questo Leo? È tipo... chi è questo Leo? Leo. Perché ha un canale con il nome in inglese. È un canale che ho visto una volta su YouTube, si chiama Portuguese with Leo. Andatelo a vedere. Ok, io mi fido, cioè non sì, mi fido sì, molto, sì. Però vi metto il link. Secondo me vale la pena. Ok, dai, lo mettiamo qui vedere, sotto. Ditemi cosa ne pensate. Senza impegno, senza non siete impegno, obbligati. Sì. Iscrivetevi, mettete mi piace su tutti i video, commentate. Senza impegno, eh. Senza impegno. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo nel prossimo esperimento di comprensione. Ciao. Ciao, ciao. E finiamo qui. Taglio un po', di sta roba. Taglio un po'. Secondo me sì. Vabbè. Thank you.